Per mano ci porta quella che io chiamo la postazione migliore per chi vuole ascoltare in giorni come questi la parola del Signore e avere un aiuto per rileggere un tratto significativo di cammino. Non puoi farlo rimanendo piatto, hai bisogno davvero di un'altura che ti consenta. E l'ascolto più limpido e lo sguardo più intenso ed acuto. Ieri, e questo primo minuto lo faccio intenzionalmente per chi appunto è potuto venire a partire da stamattina, ma poi aiuta un po' tutti. Abbiamo scelto per vivere bene questa postazione che ci consenta di reggere un anno, abbiamo scelto immagini e parole delle parabole di Gesù. E ieri davvero alcune ci hanno proprio aiutato tanto. C'è una pianta che è sterile o che dà frutti. C'è una casa che ha un fondamento sulla roccia e c'è una casa che ha un fondamento sulla sabbia. C'è una vita zelantissima di chi compie tutte le opere di misericordia e Gesù chiama operatori di iniquità perché lo fate da competenti ma non con il cuore. Parole che ci hanno aperto dei varchi belli, ieri li abbiamo gustati insieme, proprio di riascolto, è davvero di sguardo sulla vita. Cos'è che produce vita nella nostra vita? Che cos'è che costituisce roccia su cui poggia la vita che siamo noi, la casa che abitiamo? Che cos'è l'adoperarci non per far valere una competenza, ma perché si ama, perché si vede l'attesa e la necessità. E ieri tutto questo davvero ci ha aiutato molto, nelle forme semplici, perché se c'è un linguaggio assolutamente semplice, limpidissimo, è proprio quello delle parabole. E noi non vogliamo certo appesantirlo. Anzi, sullo sfondo stava, ed è l'ultima cosa che accenno per introdurmi, stava quella pagina finale, domani è il 31, una pagina finale, quando Gesù racconta quella parabola estremamente bella e insieme forte, assolutamente forte. Quando dice venite alla mia destra perché io ero povero e mi avete accolto, ero malato e mi avete visitato, ero nudo e mi avete vestito. Signore, ma quando mai noi ti abbiamo visto così? Tutto quello che avrete fatto e che avete fatto a uno dei più piccoli l'avete fatto a me. Un metro di valutazione della vita di estrema ricchezza, forte certo, ma come ci colpisce, come arriva davvero immediatamente nel cuore una parola come questa, tanto più che tu lo sai chi te la dice. E chi te la dice, questa parabola la sta vivendo, la sua vita. Parabola che parla. E allora il linguaggio ti arriva con una densità immensamente più grande. Ecco, su questo sfondo, dove appunto così nessuno tema di aver perso chissà che cosa, poi sono meditazioni semplici, no? Però ecco, solo per evocare il filo rosso che ci sta aiutando in questi 3 giorni di meditazione. Adesso andiamo più direttamente a delle parabole, a quelle parabole che, vedete il titolo messo sulla scheda,
parabole che indicano rischi e risorse. Risorse non c'è dubbio, stamattina le faremo l'esperienza, ma anche rischi. Cioè, chi non vive dentro un clima così rischia di non capire che è passato uno e non l'hai riconosciuto, è passato un dolore e non l'hai ospitato, è passato una solitudine e non l'hai abitata. E allora riascoltiamo non parabole, ma pezzetti di parabole, certo pezzetti centrali di parabole, quindi non prendo a caso un versetto piuttosto che un altro, ma perché davvero ha dentro una densità che ci consente poi di comprendere come davvero possiamo vivere una vita che dà frutto. Allora, questa mattina ne facciamo due di questi stralci, domattina ne faremo solo uno, concludendo poi. E adesso questo testo lo ascoltiamo, la prima parabola. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Quanto potremmo dire di questa parabola sempre suggestiva e grande, ma in questi momenti diventa tutto essenziale e allora lasciamo cadere annotazioni che pure sarebbero utili, preziose, per andare al centro di un ascolto che poi in una mattinata come questa realmente ci interpella. In fondo è davvero paradossale una situazione, paradossale, perché un invito a nozze non ti capita proprio ogni 3x2, un invito a nozze fattoti dal re non ti capita a caso e frequentemente, e un invito a nozze per il figlio del re, come fai a non accoglierlo con gioia? Ha pensato a te, ti ha invitato, non è riuscito a tenerti fuori da questo momento di gioia. Ora, da questo punto di vista, davvero ci sorprende moltissimo, no? Che il testo dica: non vollero andare, non vollero andare. E tu dici: ma santa pace, certo, stai facendo il lavoro dei campi, se ti vai a nozze ti devi vestire bene, devi andare a casa a cambiarti, ma come fai a dire di no ad un invito così? Il paradosso è, Gesù lo evidenzia senza fare e dire troppe parole, lo evidenzia dando sbalzo a quello che davvero accade con le parole e con i gesti di risposta. E tu dici, come mi ha aiutato uno splendido commento, ma era breve, dentro un capitolo e un momento di esercizi con cui Martini aveva identificato
la ragione della resistenza che ha fatto dire di no ad una cosa per la quale tu avresti applaudito, a dire che bello. Ha pensato anche a me in un'occasione così, e la chiama il peso delle abitudini. Ora, questa espressione mi piace in questo momento ascoltarla, ma nel clima consueto della nostra riflessione, dove sentiamo che le parole interrogano la vita, perché una parabola così ce la racconta il Signore? Mica può essere l'intento per dire alcuni sono andati, altri invece hanno rifiutato, ma sarebbe banale, una parabola è infinitamente più ricca e più profonda. Però può succedere un fatto strano nella vita, che uno ami di più le proprie abitudini e che la forza di una routine ad un certo punto arriva ad attanagliarlo, a schiacciarlo, tant'è che non riesce a cambiare ambiente, abitudine, sguardo, incontri, situazioni. Non ce la fa, non ci riesce. Ora, su questo punto proprio invito al massimo dell'attenzione. Perché questi che dicono di no non fanno nessuna cosa grave. Era lecito dire di no, come era bello dire di sì. È che un no detto in una circostanza così fa emergere davvero che non ci si affaccia neppure il pensiero che una giornata possa essere diversa, che un incontro lo si possa cercare, che in una situazione ci si possa collocare e mettere. Ma davvero sembrerebbe davvero che quel nostro angolino di vita sicura, quel passo carrabile su cui normalmente pedaliamo e camminiamo lungo le giornate, sia comunque un intoccabile. E perché la parola di Gesù diventa così severa? Ci accorgiamo che questa parabola non ha come senso di ma cambiala ogni giorno la vita. Se oggi hai fatto questo, domani fai altro. Se oggi cammini così, domani cambierai strada. No, non è assolutamente questo l'orizzonte. L'orizzonte con cui interpretare, leggere e ascoltare questa pagina davvero splendida. Come mai non riusciamo a provare qualcosa di diverso? E qui, quando pongo questa domanda, siamo entrati nel cuore della parabola. Questa non è un'istruzione per chi lavora nei campi e il padrone ha un figlio che si sposa. No. Questo è un linguaggio che affida la parola di grazia e di verità a uomini e donne che sono in cammino lungo la loro strada. E allora, di alcune forme divenute immodificabili, come qualcosa che si è proprio quasi glaciato, per usare un linguaggio che va bene in questi giorni di neve. E perché? E qui davvero la parabola fa affiorare delle riflessioni, una più bella e una più importante dell'altro. E mi verrebbe da dire, ma non ho mai incontrato molto un perché, una ragione che valga di più
della mia routine di ogni giorno. Ma davvero non ho proprio mai incontrato niente e nessuno che abbia messo in questione questa forma abitudinaria della vita con cui tu davvero non modifichi mai nulla del tuo comportamento. E quando entriamo in questa domanda, in questo interrogativo, e lo facciamo con il cuore la parola di Gesù, allora ci si vengono in evidenza delle considerazioni che sentiamo di una bellezza unica. Scusa, ma non ti sei mai avvicinato a Dio? Ma non l'hai mai visto da vicino? Quando ascolti la parola, magari quando ascolti anche questa parabola, quando senti delle parole vibranti del Vangelo, non ti sei mai avvicinato a Dio? E come fai a non uscirne scottato? Come fai a dire: io faccio sempre quello che ho sempre fatto? Ma come fai? Questo è uno che accende un fuoco dentro, che immette una passione nuova, che ti invita: ma perché non rialzi lo sguardo? Ma perché non vedi, non osservi, non ascolti, non identifichi? Ma che fede è la tua? È una successione di abitudini? O è invece un sentiero umile, tenace, di ricerca sincera di Dio e del suo volto? E allora vedrai che sempre di meno ti verrà da rispondere: no, io faccio come ho sempre fatto. Sempre di meno. Perché l'avvicinamento ad una ragione che ti ha smosso dentro è un avvicinamento che cambia radicalmente la vita. C'è un'apertura nuova, c'è un Vangelo solare che ti parla, c'è una folla che il Signore ti domanda di non far diventare folla indistinta ed anonima. E allora tu non rifai i passi di prima, tu non tieni gli occhi bassi sul tuo lavoro, punto e basta. Tu davvero apri cuore e sguardo su di una vita, su di un pulsare della vita, sul dolore, sulla sofferenza, sul grido della gioia, sulla invocazione. Davvero tutto questo tocca profondamente il cuore e davvero ti dice: ma perché ti rifugi nelle tue abitudini? Ti fai diventare come una tana, per cui dopo sei inossidabile per qualsiasi altra cosa. Questo è il linguaggio forte della parabola, no? Per ritornare a quel brano bellissimo di Matteo 25, per forza non mi hai conosciuto. Stavi guardando a te stesso e alla tua vita e dove metti i piedi quando cammini. Non ti sei neanche accorto che quello era un povero, che quello era uno solo, che quello non era vestito. Ti sei neanche accorto, perché l'abitudine ti aveva schiacciato. Sentire una pagina così, che non avevo mai commentato così, mentre stiamo vivendo una riflessione di fine d'anno, mi sembra un regalo immenso. Un regalo davvero immenso, perché questa è una parola che ti scuote, che ti fa ridiscutere, che ti dice: ma perché io mi sono così inamidato da rischiare di non essere più sensibile a linguaggi, ad attese, a speranze, a dolori, a gioia? Perché non sono riuscito a vederti da vicino con quello sguardo che hai, Signore? Basterebbe guardare che sguardo hai per capire che non si può vivere sempre così, d'abitudine. Per te un incontro era nuovo,
Ogni parola era singolare. Ogni contesto era una casa. Ogni folla era un'attesa da ascoltare e da ospitare. Ecco, questo è quello che io chiamo la postazione, vedi? Questo ti fa vedere un anno dove ti accorgi che se hai lasciato a casa tutti i tuoi bilanci non hai dimenticato niente, proprio niente, niente. L'importante è che ci sia qui tu, il cuore e con la voglia di capire e con la gioia di farti prendere per mano dal Signore che ti conduce lungo sentieri dove la vita diventa veramente bella, ardua certo, perché stare rintanati costa poco. Ma che vita è? È tristezza, è tristezza. E invece c'è il figlio del re che si sposa, ma vado e l'accolgo l'invito, per ritornare al linguaggio della parabola. Devo cambiarmi i vestiti da contadino, li cambio, perché vado alle nozze del figlio del re. Questo volto, ha toccato il cuore di una persona, è entrato direttamente nel cuore di una persona. E questo è il primo dei due spunti. Leggiamo ora il secondo testo. Avverrà infatti come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. È un pezzetto della parabola, ma intenzionalmente, perché non vogliamo entrare in tutta la parabola. Anzi, fondamentalmente, noi ci si ferma su chi ha ricevuto 1 solo talento. E notiamo, notiamo davvero, perché in fondo questo, come puoi dire che non è una persona buona? Onesta, ha ricevuto 1 talento e non vuole approfittare della bontà di chi gliel'ha regalato, non vuole approfittare. E allora lo nasconde, così nessuno ve lo porta via, al momento restituirò. Importante questa annotazione. Noi che siamo sensibilissimi ai numeri, dico altro, 5 li ha raddoppiati, 3 li ha raddoppiati e tu nascondi il tuo. La logica della parabola è profondamente diversa, è profondamente diversa. In fondo è un uomo che non ha avuto il coraggio di rischiare, di provare un rapporto nuovo, di investire in un nuovo ambiente. E perché Gesù lo chiama malvagio ed infingardo? Malvagio ed infingardo, è duro il giudizio di Gesù, ma davvero qui si inserisce la nostra riflessione, credo, proprio profonda. In fondo,
tu avevi ricevuto come un gesto di fiducia un dono. E quel Signore che te l'ha dato aveva avuto fiducia in te, ma tu non hai ricambiato la fiducia, l'hai fatta diventare un privilegio per te, tant'è che l'hai nascosto il talento che avevi ricevuto. Questo a me pare una riflessione di grande profondità e bellezza. Forse aveva frenato la paura: se lo perdo, se me lo rubano. Però di fatto lui te l'aveva regalato il talento, e adesso tu non gli restituisci niente, vai nella buca a stanarlo ancora, perché devi dire che cosa ne hai fatto. Ma perché non li restituisci in sovrabbondanza a uno che con sovrabbondanza ti ha amato? Perché? Ecco, questa a me pare davvero la domanda forte, fortissima di questa parabola. In fondo c'è dietro anche tanta paura in un atteggiamento così. Non rischio perché ho tanta paura. E allora perché ce la racconti questa parabola, Signore? Non ci vuoi fare esperti di talenti, di restituzioni di numeri a te? Minimamente. La tua parabola non ha mai un intento così. Ora, a me pare che qui si aprono le domande davvero forti. Sembrerebbe proprio che non si sia acceso niente nel cuore di una persona così, e che non giudichiamo. L'ho detto prima, è stato un uomo onesto, ha ricevuto, non se l'è fatto rubare, lo restituisce. Però non si è acceso nulla, non si è appassionato di quel Signore che gli aveva dato il talento prima di partire. Non si era davvero coinvolto, aveva supinamente accettato di rimanere nella sua vita di sempre con il talento sotterrato. Ma dentro, nel cuore, non era accaduto nulla, proprio nulla. Ora, che cosa ci vuoi dire, Signore? Ci vuoi chiedere: il mio Vangelo, il Vangelo che ami ogni giorno, che celebri ogni domenica, per cui vieni magari quasi tutti i sabati per fare un momento di meditazione, non ti ha acceso nulla, non ti ha messo nel cuore un'esigenza profonda di restituzione al Signore, e non di restituzione di talenti e di numeri, se c'è uno che non ne ha di bisogno è proprio lui, ma di restituzione di amore, di passione vera, di amore per un Vangelo vissuto e non solo ascoltato. Allora non ti basterà mai aver messo al sicuro il dono di fiducia che hai ricevuto dal Signore, non ti basterà mai. No, tu, Signore, meriti una restituzione sovrabbondante. Allora non mi va di seppellire il dono con cui mi hai dato fiducia. Ho voglia di lavorarlo, ho voglia di impegnarmici, ho voglia di appassionarmi, perché sei tu che provochi questo. È la tua bontà che entra in questa maniera davvero esuberante e sincera nella mia vita. Ecco, a me pare che questo sia un modo davvero bello, serio, è di ascoltare in un giorno come questo, 30 dicembre, questi 3 giorni di fine anno, di ascoltare una parabola
che ha, come ogni parabola del Signore, un sottofondo di intensità e di grandezza. E mi verrebbe da dire, meno male che i talenti che avevi ricevuto tu, Signore, non li hai davvero sotterrati, li hai moltiplicati, li hai triplicati, li hai resi dei doni per tutti. Per cui questa tua parabola detta da te mi tocca in profondità, mi fa evidenziare che cosa significa nella vita aver incontrato te, Signore, te che dici queste parole e che vivi le parole che dici a noi. Questo a me pare davvero un aspetto di grande rilevanza. In fondo quell'uomo onesto che aveva sotterrato per non perderlo aveva fatto di questo talento la sua sicurezza, il suo piccolo rifugio, la sua tana, dove illudersi di trovare pace. Ma invece un dono domanda una restituzione di dono. Un dono che viene dal Signore domanda una passione sincera per il Signore. E allora, anche con questa parola, Signore, stamattina ci dici qualcosa di veramente splendido per chi vuole terminare un anno e guardare un tratto del suo cammino nella vita. È come davvero ci aiuti a dire: no, io non ci entro da ragioniere a fare i calcolini di fine anno, io ci voglio entrare con un cuore gonfio di gratitudine per la fiducia che continuamente mi concedi. E allora ci voglio ritornare, Signore, con la ricchezza gioiosa di una restituzione. Non mi vanto di un talento ricevuto, lo vivo, lo faccio vivere, ti faccio germinare vita da un talento che ho ricevuto. E allora com'è bello interrogarci su di un anno che termina dicendo: il mio talento, i miei talenti, Signore, non li ho soli messi nell'armadio, sotto chiave, blindata la porta, li ho vissuti e senza ostentare nulla, ma unicamente e grato profondamente di quello che avevo ricevuto da te come dono e come grazia. Ora ritorno a quella intuizione bellissima di Martini. Vedi, se viviamo così una parabola, vuol dire che quando ci dovesse capitare di incontrare, capisci e riconosci. Non voli via di fretta, quasi non curante. Hai imparato a vivere. Non semplicemente passeggiare lungo una strada, a vivere con un cuore che pulsa, con uno sguardo che si appassiona, con un occhio che sa fare anche il dono delle lacrime e sa regalare la condivisione del dolore e della fatica, sa fare il sorriso di chi accoglie, sa fare questo. Non hai messo in sicurezza un dono di cui e per il quale ti sei sentito commosso, lo hai fatto diventare un dono che germina vita, ulteriore vita. Ecco, è la meditazione di stamattina, si collega a quella di ieri, troverà un complemento con quella di domani, ma mi sembra davvero che qui una parabola già bella diventi decisamente bellissima. E
è una parabola che non è solo letterariamente seducente, diventa una parabola dove la parola scotta, ti brucia dentro, ti fa venire una incontenibile esigenza di vita che sia autenticamente vita, autenticamente. Due parabolette diverse, ma che messaggio ci regalano, no? Per cui ci verrebbe da dire grazie che ci hai portato a 1000 metri a una postazione dove riusciamo a vedere meglio, anche se non ci sono i colori della giornata limpida, a vedere meglio la vita, a vedere meglio. E questo mi sembra qualcosa di molto importante e di molto vero. E questo diventa davvero grazia e dono. Ma sono al termine, perché dopo è giusto avere uno spazio di riflessione, di preghiera, perché siamo venuti per questo. E quindi la cosa, aggiungo soltanto un piccolo avvertimento, perché appunto c'è quella, ne abbiamo parlato ieri un po', domani, perché domani è il 31, cioè dopo il 30, ma anche domenica però. Allora la modifica consiste in questo, che faremo alle 10 il nostro momento di preghiera delle lodi e la meditazione un po' più breve, e poi chi vuole approfittarne dalla presenza è domenica, facciamo l'Eucaristia alle 11:30 con il pranzo dopo finita l'Eucaristia. In questo modo magari ci togliamo dalla fretta o dall'angoscia di dire come faccio a prendere messa, dove vado, se vado qua, perdo di là, perché di per sé la messa della sera è la messa del 31 di sera, cioè è già quella di Capodanno, no? Ed è quella con il cosiddetto Te Deum, per dire grazie di un anno che termina. Quindi noi faremo così domani mattina, che vuol dire normale, però c'è anche l'Eucaristia, cioè altro che un talento in più, davvero c'è anche l'Eucaristia condivisa. Per chi poi è in casa o aveva fatto conto, alle 5:30 c'è l'Eucaristia al Carmelo con la comunità anche delle Moniche e con l'altra gente che verrà, no? Mentre la sera è come tradizione perché appunto io non è che ci pensi molto alla tradizione, non ci abbiamo pensato in questo senso, ma però è la gente, ma anche tanti hanno telefonato in questi giorni, c'è ancora il piccolo momento di veglia dalle 10 alle 11 di sera, così chi vuole tornare a casa per fare giustamente un brindisi a mezzanotte magari con i tanti che sono in casa lo può fare, ma noi dalle 10 alle 11 qui facciamo un momento che è un momento con cui diciamo grazie al Signore per un anno che termina. Quindi può andare bene questo programma? Va bene? A forza di programma, perché mi riempite di domande stamattina, poi tanti siete arrivati prima, quindi me ne avete fatto, ma sabato l'altro, perché qui da sabato a sabato, no, c'è un'agilità di pennellata, è l'Epifania, certo, allora anche qui semplifichiamo la vita, ritroviamoci alle 10, magari un momento di riflessione breve, e poi ci arriviamo all'Eucaristia dell'Epifania, però facciamo un sabato apparentemente più sobrio, in realtà più ricco, e non solo perché arrivano i tre magi, ma anche perché c'è l'Eucaristia del Signore. Può andare? C'è tutto? Sì? Forse ho dimenticato qualcosa, ma non fa niente, tanto abbiamo già parlato tanto. Buona preghiera allora, davvero.